L'Abruzzo è una regione particolare. Morfologicamente l'Abruzzo è una regione completa. Noi abbiamo il bellissimo mare, ma abbiamo dei fiumi, abbiamo le colline, i laghi e la montagna. Va da sé che questo territorio così particolare abbia condizionato l'economia, la storia e naturalmente la gastronomia dell'Abruzzo. Per cui noi in Abruzzo troviamo una cucina di mare molto molto interessante, una cucina di montagna, ma soprattutto troviamo la cucina di casa, perché da noi la grande ristorazione nasce dalle famiglie, non solo dalle famiglie nobili, ma da tutte le famiglie. Naturalmente, se vogliamo dire, il prodotto più importante è l'acqua e la farina. Per tantissimi anni in Abruzzo le famiglie si sono sfamate con l'acqua, farina, l'amore e la fantasia delle massaie, delle nonne, che dovevano preparare con questi ingredienti un piatto diverso ogni giorno. Ma naturalmente l'Abruzzo è terra di pastori, per cui l'agnello la fa da padrone, e poi tantissimi altri piatti di carne, così come il maiale, le salsicce, gli insaccati e i formaggi, che dire dei formaggi, che dire di tutti anche le paste della domenica, i timballi, i ravioli, i maccheroni alla chitarra, che sono un po' l'emblema dell'Abruzzo. L'Abruzzo non si ferma qui, si ferma a molte altre cose, soprattutto piatti a base di erbe, di verdure e tantissimi vini, adesso anche famosi in tutto il territorio nazionale. Fino a qualche anno fa avevamo dei vini fatti in casa, non proprio bevibili, adesso abbiamo dei vini che ci invidiano un po' anche le regioni più blasonate. Oggi vi descrivo il nostro, dei piatti tipici locali del nostro orto. Praticamente abbiamo un antipasto, le eccellenze del nostro orto, quindi dalla borragine, la giuncata, i salumi locali abruzzesi e anche del melograno abbiamo preso appena raccolto dell'orto. Poi invece per proseguire abbiamo questo piatto di tacconelli, un piatto tipico con ceci biologici. È una pasta povera, quindi farina di semola naturalmente, fatto a mano, li ho appena realizzati, con un bel battutino di pancetta, si può usare anche guanciale, comunque cipollotto, dell'olio biologico di nostra raccolta di uliveto del Viale, e quindi un bel soffritto fatto bene, cipolla. Anche delle foglie, io uso anche delle foglie di salvia e anche qualcosina di alloro, molto sottile. E poi praticamente un bel brodo normale, praticamente io non uso dadi o quant'altro, quindi un brodo vegetale semplice. E per cui poi i tacconelli vengono inseriti al momento che questo brodo bolle e realizziamo il piatto tacconelli con i ceci biologici. Andando avanti, presentiamo anche un bel secondo, un lombetto di maiale nostrano. Abbiamo delle ottime qualità di carne qui in Abruzzo. Quest'oggi abbiamo scelto una lonza di maiale, quindi erborato. Siamo andati nell'orto, abbiamo raccolto delle erbe, quindi la mentuccia, il basilico, anche degli spinaci, anche dello zafferano. Abbiamo anche sciolto dello zafferano di Navelle dalle nostre parti qui in Abruzzo e l'abbiamo inserito in questa base. Abbiamo cotto questo lombetto a metà cottura. E poi praticamente viene avvolta in una sfoglia, spennellata con dell'uovo e rimesso in forno. Siccome abbiamo anche degli ottimi tartufi, quindi dei funghetti e dei tartufi, una crema, una salsa tagliata al coltello che poi viene praticamente inserito nell'elaborato come fondo sul piatto, con una patata al ventaglio e degli spinaci ripassati.